quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto un inserto in vera pelle composto da questa meravigliosa pattina con i fiori in rilievo. Guardate che spettacolo, io la trovo veramente bellissima. Così, guardate che bello, doppia di pelle anche da sotto con la chiusura calamita, i laterali abbinati uguali alla batella. E andiamo a lavorare tutto il nostro corpo borsa con il cordino. Io ho scelto il cordino cotton, in questo caso la variante turchese, che si abbina perfettamente al pellame che ho scelto. Quindi questo qui, sono rocche da 300 grammi e una è sufficiente a realizzare la borsa. Ho lavorato tutta la lavorazione con un uncinetto numero 3,5. Come supporto, diciamo, per irrigidire la borsa come struttura interna, io ho utilizzato una scocca midi. Potete in alternativa anche utilizzare la rete piuttosto che il termoindurente o altri sistemi di irrigidimento, però è fondamentale irrigidire la borsa per ottenere una massima resa, ecco. Quindi un supporto di sostegno lo dovete comunque usare, sta a voi scegliere. Se non volete usare le scocche, potete usare gli altri sistemi. Ecco, io ho usato la scocca midi, che calza a pennello e monta proprio bene per questo modello che andiamo a realizzare, per quello che vedremo insieme. Quindi ecco, questo è quello che ci occorre. E come sempre, tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Tutti gli inserti in vera pelle sono realizzati da noi artigianalmente. Partiamo subito avviando 38 catenelle. Poi ne facciamo ancora una per girare, e nel primo giro andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi al termine del giro ci ritroveremo con 38 maglie, che saranno quelle che andranno a formare il nostro corpo borsa. Una volta terminato questo primo giro di base di maglie basse, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo con il punto vero e proprio della lavorazione della nostra borsa, che è si chiama punto e virgola. Quindi scusate il gioco di parole, ma il punto si chiama appunto punto e virgola. E si fa lavorando delle mezze maglie alte. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, estraiamo il filo e chiudiamo direttamente tutto il punto senza più caricare il filo un'altra volta. Ne andiamo a chiudere direttamente, carichiamo il filo sull'uncinetto la prima volta, entriamo nel punto, estraiamo il filo così e chiudiamo tutto subito. Quindi è una variante della mezza maglia alta, vedete, così e chiudo. Così e chiudo. E vedete che dietro si formano questo punto, diciamo, in rilievo, che poi sarebbe il dritto del nostro lavoro. Vedete che si formano queste barrette, quindi questo punto un pochino a rilievo particolare, che sembra una specie di virgola, da questo prende appunto il nome. Quindi semplicissimo, quindi così, mezza maglia alta, invece di ricaricare il filo e chiudere, chiudiamo tutto subito direttamente. E procediamo così per tutto questo giro. Una volta terminato il giro, di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro, quindi siamo dalla parte diritta e vedete che il punto fa questo motivo a rilievo veramente molto carino, pur essendo un punto veramente semplicissimo. Il giro seguente è un giro di maglia bassa, quindi per ogni punto sottostante andiamo semplicemente a lavorare una maglia bassa. Quindi sarà sempre un alternare di questi due giri, quindi un giro, diciamo, con il punto e virgola dove facciamo questa variante della mezza maglia alta, e poi il giro di ritorno sarà sempre un giro di maglia bassa. Vanno alternati
questi due giri per tutta la lunghezza del nostro corpo borsa che si aggira tra i 56 e i 57 centimetri, quindi dobbiamo realizzare un pannello lungo circa 56-57 centimetri, alternando questi due giri. Guardate che bello che è questo punto. Quindi adesso il giro di maglia bassa, il giro seguente andremo invece a ripetere questa variante di mezza maglia alta e così via, quindi un susseguirsi e un alternarsi di questi due giri. Per quanto riguarda il laterale, dobbiamo prendere di nuovo il nostro filato, facciamo un cappietto. Ci andiamo a inserire in un angolo del nostro laterale e partiamo facendo due maglie basse. Una, quindi ripunto nello stesso foro e ne faccio una seconda. E dobbiamo andare ad alternare per tutto il giro due maglie basse in un foro, una maglia in quello successivo, due maglie basse dopo, una, due, una e così via per tutti i fori. Quindi adesso nel foro a fianco facciamo una sola maglia bassa, in quello successivo ne andiamo a lavorare di nuovo due, quindi una, rientro nello stesso foro e ne lavoro una seconda e così via. Per quanto riguarda il punto sull'angolo, quindi per tutti gli angoli, è un punto un pochino a sé stante, in quanto andremo a fare tre maglie basse all'interno di questo solo punto. Quindi solo per il punto, diciamo, angolare andiamo a lavorare tre maglie basse nello stesso punto, in questo modo. E adesso riprendiamo la nostra sequenza, quindi una e poi nel punto a fianco due. Quindi procediamo così per tutta la riga. Arrivati sull'angolo, in questo punto dell'angolo faremo tre maglie basse, di nuovo la sequenza, tre maglie basse nel foro dell'angolo, di nuovo la sequenza e così via praticamente fino a aver fatto tutto il giro del laterale. Una volta terminato il giro, andiamo a infilarci nel primo foro di inizio e facciamo l'ultima maglia bassa dell'angolo, che sarebbe la terza maglia, dato che avevamo iniziato con due, questa sarebbe la terza, e poi chiudiamo facendo una maglia bassissima in questo modo e abbiamo scontornato il nostro laterale. Adesso, senza staccare il filo, andiamo direttamente ad attaccarlo alla borsa. Vedete che io qui uno l'ho già attaccato, andiamo ad attaccare l'altro. Ho già messo anche la scocca all'interno per vedere come stava, ma solo perché mi aiuti a tenere anche la borsa in forma. Quindi partiamo da qui e andiamo ad attaccare il nostro laterale. Quindi ci posizioniamo in questo modo così. Andiamo con l'uncinetto a prendere la costina più interna del punto di maglia bassa del corpo borsa e quella più invece esterna, in questo modo. La costina più esterna della maglia bassa del giro di scontorno del corpo borsa e invece l'asolina più interna del giro di scontorno dei laterali e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Quindi un'asolina, vedete, e maglia bassissima. Quindi non andiamo a prendere l'intero punto, quindi così e così, che sarebbe, diciamo, prendere l'intero punto, ma andiamo a prendere solo le due costine più, diciamo, vicine, le due costine che si guardano, centrali. Se mettiamo
i punti vicini, vedete le due costine centrali in questo modo, in modo che sull'uncinetto ne abbiamo due più la catenella, diciamo, che abbiamo sempre, ecco. Dopodiché chiudiamo il tutto in questo modo. Poi di nuovo una e maglia bassissima. Una e maglia bassissima, una e maglia bassissima e così via. Quindi dobbiamo procedere così, attaccando tutti e tre i lati del nostro laterale al pannello borsa. Quindi qua, tutto questo lato qui, poi andremo ad attaccare il fondo e poi tutto l'altro lato a risalire, in questo modo. Quindi dobbiamo fare tutto il giro di attaccatura. Allora, una volta che abbiamo fissato tutti i nostri laterali in questo modo, non so, vedete che non ho irrigidito il pannello centrale perché ho intenzione di andare ad inserire la scocca. La scocca misura midi. Quindi vado, vedete, a inserirla all'interno, calza perfettamente e mi tiene in forma la borsa. Quindi come tipo di supporto io vado ad utilizzare la scocca, ma se volete potete irrigidire la borsa con la rete piuttosto che col termoindurente o con altri metodi a vostra scelta. Io trovo che le scocche siano comodissime, in questo caso la misura mi calza veramente a pennello e quindi vado, vedete che monta proprio alla perfezione, vado ad utilizzare questa scocca. Quindi non ci resta che andare a cucire la nostra patella. Allora, per attaccare la patella, quindi prendiamo il nostro ago tirafettuccia, andiamo a inserirci, io mi inserisco nella seconda riga di punti, vedete qui all'indietro, come punto di riferimento prendo questa seconda riga di punto e virgola e vado a inserirmi con l'ago tirafettuccia e blocco il nodo all'interno. Dopodiché andiamo a inserirci nel primo foro della patella. In questo modo posizioniamo quindi la nostra patella in corrispondenza di questa riga di punti in cui dovremo sempre andare a prendere e poi passiamo nel foro a fianco e tiriamo l'ago tirafettuccia e tiriamo. L'ago tirafettuccia, prendiamo, usciamo e ci puntiamo nel foro a fianco. Quindi di nuovo così, foro, entriamo nel nostro corpo borsa e dobbiamo procedere in questo modo fino ad aver attaccato l'intera patella. Ok, quindi magari io adesso sono molto scomoda attaccare le patelle con la videocamera, però infilate una mano da dentro la vostra borsa, passate con l'ago tirafettuccia e uscite nei vari fori e fate tutta la parte di cucitura in questo modo, ecco, tirando il filo ben bene e cucendo tutta la patella. Una volta fatti tutti i punti di cucitura, come al solito, dobbiamo tornare a riempire gli spazi vuoti e fare il giro di cucitura di ritorno. Quindi dobbiamo, sempre con il nostro ago e il filo, dobbiamo passare all'interno di tutti gli spazi che sono rimasti vuoti e andare a fare il punto di cucitura di ritorno. Quindi sempre in questo modo. E così via fino al fondo. Una volta cucita anche la patella, non ci resta che andare a prendere la misura di dove dobbiamo andare a inserire la parte della calamita, quindi è qui, di dove vogliamo andarla a inserire. Quindi io provo a inserirla in questo modo, poi vediamo, facciamo una prova, se non ci piace ovviamente la spostiamo.
quindi la inseriamo così, vedete, con le alette. Direttamente la facciamo uscire sul retro, possiamo magari anche misurare di averla centrata. Sì, perfetto. Quindi sul retro vedete che sono uscite le alette. Vado a inserirgli la ghiera di metallo in questo modo e poi magari con un paio di forbici o di pinze mi aiuto e vado a piegare le alette verso o l'interno o l'esterno, come vi viene più comodo, non cambia niente, io le piego all'interno. Quindi così e poi pieghiamo anche l'altra. Voilà, vedete, in questo modo abbiamo chiuso la nostra calamita. Quindi così andiamo di nuovo a sistemare la scocca. Ecco, proviamo a chiudere la borsa. Voilà. Direi che ci siamo. Come ultimissima cosa, quindi non ci resta, guardate che bella, guardate che bel risultato, sono veramente soddisfatta, mi piace, guardate un po' cosa dite, la trovo perfetta. Come ultima cosa non ci resta che andare a cucire la nostra scocca, quindi nuovamente ci servirà una gugliata di filo con del cordino. E andiamo a fissare lungo tutto, la scocca lungo tutto il perimetro, andando a puntare nei fori che ci sono. Quindi passiamo qui nei fori e andiamo a fare questo punto di cucitura. Quindi mi inserisco così in un foro. Voilà. Passo orizzontalmente tra le maglie per nascondere il filo che da fuori non si veda e poi vado a fissare e fermare la mia scocca. Quindi vedete che mi aggancio nei fori predisposti. Quindi in questo modo adesso esco in superficie. Così passo trasversalmente ed esco da sotto nel foro a fianco, in questo modo, un po' come abbiamo cucito la patella. Il principio è lo stesso e andiamo quindi a fermare la scocca alla nostra lavorazione. Una domanda che mi fate spesso è se le scocche si foderano. Va a gusto di ognuno, c'è chi le usa direttamente come fodere e chi invece le fodera ulteriormente. Quindi dipende dal grado di rifinitura della borsa che volete, dalle esigenze che avete. Principalmente sono interni che servono da sostegno, nulla vieta di lasciarli così come sono. Se invece volete ancora foderarli con del tessuto, la borsa viene ancora meglio rifinita. E nascondete il tutto, quindi questo va un po' a discrezione di ognuno. Quindi vedete così e andiamo a fissare il tutto. Potete anche, vedete, fare come sto facendo io adesso, che passo direttamente in orizzontale tra un foro e l'altro con l'ago, che è anche molto comodo, e andate a fare il punto di cucitura. Quindi procediamo così. Quando arriverete qui nel laterale, ci agganceremo ai punti di maglia bassa che abbiamo fatto, perché il laterale ovviamente è in pelle, quindi non possiamo puntare dappertutto, ma ci agganciamo qua così, in questi punti, in modo da
ancorarci a questi, ecco. Quindi procediamo in questo modo, attacchiamo la scocca e dopodiché direi che la borsa si può considerare conclusa, ecco. Spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se provate a realizzare le borse, mi raccomando, aspetto le vostre foto, se volete mandarmele su Instagram, magari anche taggandoci, oppure sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Un bacione, al prossimo progetto!